Abbiamo presentato il lavoro della Poti Pictures, la prima casa di produzione cinematografica al mondo, e la Poti Pictures Academy, la scuola che serve a formare le persone con disabilità al mondo del cinema. E abbiamo raccontato un po' del lavoro fatto di alfabetizzazione emotiva con la psicologa e poi del cortometraggio che abbiamo realizzato insieme ai ragazzi, che essenzialmente parla di loro, perché è un incrocio tra un documentario, un po' un mockumentary. Quindi abbiamo lavorato in parte sulla fiction, in parte su loro stessi, sulle emozioni, su quello che è venuto fuori, che poi in realtà è diciamo un po' il progetto dello Slim che ci interessava anche a noi, ovvero la persona al centro e cercare di raccontarli in massima libertà. Come Poti Pictures, per noi, come cooperativa al Cenacolo, che lavora dal 1987 nell'inserimento lavorativo di persone con disabilità, è fondamentale questa vision della persona al centro, e ha sempre lavorato in questa direzione. Per noi che lavoriamo nel mondo del cinema è ancora più complesso, perché si va a lavorare su un mondo altamente professionalizzante, un mondo molto difficile, dove per dimostrare le tue qualità non puoi avere sconti, quindi devi essere al 100%. Come casa di produzione cerchiamo di colmare tutte quelle lacune e di lavorare un po' al contrario rispetto a quello che è la metodologia classica del cinema, per far sì che i nostri partecipanti alla Poti Pictures Academy siano in grado di lavorare in questo senso. Come cortometraggio per il progetto Slim abbiamo scelto un prodotto semplice dal punto di vista produttivo, perché non c'era la struttura per creare qualcosa di più importante. È stato bello vedere come i ragazzi si sono messi veramente in discussione, anche quelli che all'inizio avevano più difficoltà, più perplessità, non era al massimo l'entusiasmo e non sapevano nemmeno bene cosa sarebbero andati a fare, e invece nei mesi che poi abbiamo lavorato sono resi conto dell'enorme possibilità anche espressiva che può offrire una cosa come il cinema. E per noi è stato molto bello, perché l'abbiamo conosciuti, loro hanno conosciuto noi, si sono conosciuti per sé, hanno saputo dare dei nomi a delle emozioni, e rivedendosi poi si sono anche commossi, insomma, veramente genitori, perché hanno fatto un lavoro straordinario su se stessi.